Ecco qua. Allora, questo fatto. Poi, rivelazione. Scendiamo di sotto. E ora, qua dovremo probabilmente solo congelare l'acqua. Sabbiamoci. Ecco qua. Briniamo l'acqua. Ecco qua. Spero ci sia un digin di vento dentro sta grotta. Congeliamo anche questa. E senza troppi indugi andiamo dall'altra parte. Ecco fatto. Dunque, che cosa nasconde cotesta grotta? Bella lunga tra l'altro. Cavolo, qua dobbiamo spostare la roccia. Fantastico. Scendiamo di sotto. Diamogli una martellata. Ecco qua. Usiamo la sabbia. Spostiamo questo qui. Ecco fatto. Brava Jenna che sale di livello. Andiamo dall'altro lato. Scendiamo di sotto e vediamo che cosa nasconde questa zona. Allora, c'è un forziere. Ci sono due paletti che non dobbiamo tirare giù. Quindi saltiamo già dall'altra parte. Un equipaggiamento. Ah, ok, armatura fantasma. 187, aumenta la fortuna magica. Ah, beh, fortuna più 7. Beh, non è male, eh. Allora, aspetta, questa quanto ci aumenta la fortuna? Di 10. Ok, no, diamola a qualcun altro. E per qualcun altro si intende lui. Certo, solo 3 punti di differenza, per carità. Però, sono sempre 3 punti che possono far apparire o meno un Megiddo. Ora che abbiamo preso l'armatura, possiamo martellare uno di questi. E andare dall'altro lato. Eccoci qua. Prima passiamo di qua. Vediamo se c'è qualcosa da prendere. Allora, lì c'è l'acqua. Ok, credo di non poter fare molto altro qui. Ci ritorneremo sicuramente la prossima volta, quando avremo altre robe. Ci riposiamo un'altra volta. E visto che abbiamo la mazza arrugginita, facciamo un saltino. Anzi, prima di fare il saltino, andiamoci a prendere l'altra spada. Nonostante dobbiamo rifarci di nuovo il percorso. Vabbè, in realtà poi neanche è tanto stupido il ragazzino, eh. Perché lui la sua spada ce l'ha. Però ci ha detto, guarda, prova che magari dove c'era il drago c'era un'altra. Perfetto, almeno le frecce sono rimaste, dai. Eccoci di nuovo qua. Allora, no, che sia lì vicino all'acqua, aveva detto che ci metteva la coda. Proviamo. No. Ah, ecco, perfetto. La porta nubi, ottimo. Che, ovviamente, è più debole della nostra. Spada lunga scatena ira di Raiden. Beh, non è moltissimo il boost, ma è già qualcosa. Sta mazza può essere utile a qualcuno? No. Ok, noi siamo qui ora. Qui ancora non ci possiamo andare. Qui ci siamo già stati. In teoria no, forse no, sai? Devo controllare. Qua dobbiamo andarci. Io però adesso devo tornare a Yalam. Oppure andare in questa isola congelata. Oppure ancora qua. Se andiamo qui, ritorniamo nella zona di Garo. Perché se no, possiamo andare anche in questa isoletta qua. Altre zone. Forse possiamo passare il dirupo e andare da queste parti. Parti? Sai che non lo so. Allora, iniziamo ad avvicinarci a quest'isola e vedere cosa c'era. L'isola Mare del Tempo. Oh, aspetta. Qui non ci siamo stati l'altra volta. C'è una tartaruga, ma dai. Qua c'è un oggetto. Ottimo. E qui c'è un vecchio. La temperatura dell'oceano è salita, le acque del Mare del Tempo sono le più calde. Spero che Poseidone non si sia risvegliato. Era un re, ma ora è un mostro. Andiamo a vedere la tartaruga. Ciao. Vediamo cosa pensa. Sono così, tanto solo, vorrei un amico. Io posso essere tuo amico. Anche l'ultima delle isole attorno a Lemuria l'abbiamo fatta. Peccato che non ci abbia portato da nessuna parte. A parte che lì c'è una grotta, ma probabilmente dobbiamo trovare un amico la tartaruga e la tartaruga poi ci porta lì. Come il pappagallo dell'altra volta, dobbiamo trovare un oggetto per il pappagallo e lui poi ci darà qualcosa in cambio. Eccoci nuovamente qui, per l'ennesima volta a Yalam. Diamo la mazza arrugginita al nostro amico e vediamo cosa ne esce fuori. Una mazza demoniaca, ah ah.
Sembra interessante. Scatena malo sguardo. Sembra un po' inferiore rispetto a tutto quello che abbiamo, sai? Cerchiamo di arrivare qui o andiamo qui? Bella domanda. Dai, proviamo a vedere queste qua ghiacciate prima. Eccoci qua. Vediamo questo villaggio innevato. L'isola... No, com'è che si chiamava? Est Tundaria. Ok. Allora, aspetta. Fammi vedere se posso saltare là sopra. Perfetto. Primissima cosa che facciamo, neanche siamo arrivati, dai. Subito all'esplorazione. No! Ok, però aspetta. Cristallo, cristallo. Che posso fare solo un salto alla volta, maledizione. Ah no, ho sbagliato tra l'altro. Oh, fuck. Di qua. E infine di qua, perfetto. Ok, pinguina. Andiamo ad aiutare questa coppia di innamorati. C'è il passaggio libero. Puoi andare. No? Ragazzi, c'è il... Ah, devo proprio portare... Dio mio! Che sforzo! Forse è congelata dalla paura, dai. Diamogliela buona. Ecco a te. Grazie per aver salvato la mia pinguolina. Permettimi di sdebitarmi. Bella pietra. Oh, oh. Calmi tutti. Il pappagallo aveva detto che gli piacciono le pietre preziose o una roba del genere. Quel cristallo. Dobbiamo consumare i nostri pipì. E l'altra volta non ci ho pensato, ma se noi disattiviamo tutti i digin, i nostri pipì si abbassano. Ok, calmi un attimo. Una cosa alla volta. Ah, però aspetta, qui non possiamo usare ritirata, quindi è inutile comunque. Ah, fanculo. Ok, altro oggetto. Perfetto. Ma guarda come corrono. Sta scappando. Sta cercando di ingropparsela. Scappa. Ok, comunque sta zona era... A parte per il pinguino penso fosse inutile. D'accordo. Vabbè, meglio così. Tra grosse virgolette. Quindi, prima andiamo dal pinguino ora. Cioè dal pinguino, dal pappagallo. Che era una di queste due. Credo questa. E poi andiamo qua. Ecco fatto. Saliamo di sopra e vediamo che cos'ha per noi l'uccellino. Eccoci qua. Probabilmente devo leggergli la mente. Oh, quella pietra è divina, semplicemente divina. Devo averla, devo darti in cambio la mia bella sciarpa. Scambia la pietra con una bella sciarpa. Felix ottiene il panno rosso. Chip chip. Che ne pensi? Non sono elegante? A me pare di sì, è questo che importa. Credo che mi stia proprio bene addosso. Adoro gli accessori eleganti. Oh, contento lui. Vediamo sta sciarpina allora. Una bella sciarpa rossa. Ok. Strumento raro. Per che cosa? C'era qualcuno che voleva una sciarpa per caso? Beh, visto che tutte ste isole sono collegate tra di loro tramite mini missioni, proviamo a tornare indietro, ma non penso di poter fare molto. Credo. Ma la mucca non era così vicina l'altra volta o sbaglio? Ma c'è una via lì. Io come ci entro da quella parte? Perché se mi metti la mucca lì vuol dire che a qualcosa serve. Ah, aspetta! La sabbia! Ogni tanto è talmente così poco ovvio a questa meccanica che non ci pensi. Vediamo. Oh, quella sciarpa rossa è proprio carina. Mi metterebbe di buon umore. Ora sono molto felice. Felix lega la sciarpa sulla... Ma perché? Dai quella bella sciarpa. Certo. Che gentile. Ecco, prendi del latte. Ma dai, ma mi ha caricato con sto latte, Dio mio. Già, con una sciarpa rossa non si sbaglia mai. Ma sì, perché tanto. A sto punto, ascolta, secondo me non ne so il motivo, ma serve la tartaruga. La butto lì. Se tutte le missioni erano legate tra sti quattro animali, pinguino che lo dai al pappagallo, che lo dai alla mucca, per forza di cose deve essere l'ultimo, la tartaruga. Dai, vediamo se ci ho azzeccato, dai. Erano quattro mini missioni collegate tra di loro, per forza, perché sennò a chi cacchio lo diamo sto latte? Vediamo.
Sono così tanto solo, vorrei un amico. No, l'abbiamo mancata, quindi c'è qualcuno che ha bisogno del latte. Ok, forse per dire la tartaruga c'è ancora qualcosa di mezzo. Vediamo. Allora, di isole piccole qua non ne vedo se non questa. Altre piccole non ce ne sono. Questa è l'ultima grossa come questa. Quindi roccia di Gaia. Qua c'è un'altra isola grande. Qua c'è un'altra isola piccola. Torniamo qui e vediamo se il latte serve a qualcosa. Qua dov'è che siamo? Siamo a Daila. Ok, qui è dove abbiamo iniziato il gioco. E qui invece c'è un'altra casetta. Perfetto. Ah, ma qua si può proseguire, aspetta. Qua si prosegue e si arriva al dirupo del Gondwan. Qua invece si prosegue e qua c'è Kibombo. Però io posso entrare lì in teoria, non lo so. Isola di Indra Ovest. E c'è un cane. Ok, niente oggetti. Il cane sarà la soluzione? Vediamo. Ci sarà una moneta di gioco? Perfetto. Queste sono le cose che voglio ottenere. Vediamo se il cane ci dice qualcosa. Odore di latte fresco. Dammi il latte, dammi il latte, dammi il latte. Mi darai quel latte, sì. Lo scambierò con questa, l'ho catturata io. Ma dai, con una tartaruga. Porca puttana, sì. Andiamo a dare l'amico alla tartaruga. Franklin, hai appena ottenuto una nuova amica, vieni. Il problema è che adesso mi devo rifare tutto il giro, però fa niente. Però prima di farmi appunto il suddetto giro, vorrei vedere se posso scalare questo pezzo. Sì, possiamo, perfetto. E noi da qua possiamo fare il giro da questa parte. Cioè qui siamo in teoria nel vecchio continente, in teoria. Ah, no, guarda, lo sapevo. Lo sapevo che eri... Madonna mia. Qua c'era il deserto, l'ultimo che abbiamo affrontato prima di arrivare alla... all'ultimo faro, ok. Però mi sa che oltre questa zona, gaming è nient'altro. D'accordo, torniamo di sopra allora. Andiamo dalla tartaruga. Se solo sta cacchio di nave avesse il viaggio veloce o il tasto per andare più veloce almeno. Ah, maledizione. Eccoci di nuovo qua, speriamo per l'ultima volta. Ecco te. Ehi, ma tu hai un'altra tartaruga. Perché non la lasci qui con me? Certo. Finalmente un amico. Non sarò più Arturo il solitario. Che felicità. Non ho molto da offrirti in cambio, se non mostrarti il mio posto segreto. Salta su. Partenza. Che bellina la tartaruga piccina. Dio mio. Eccoci arrivati finalmente. Siamo arrivati. Fammi sapere quando vuoi tornare sull'isola. Isola caverna. Nome un pelo fantasioso, eh. Ah, cavolo, ho capito dove siamo. Ho capito che zona è questa. Serve una psicoenergia. Questa è una delle poche che mi ricordo perché è molto particolare. Vediamo. Mimic. No. Il tarta di nuovo sti stivali del cazzo. Dio mio. Ancora qui siete. Fate schifo. Non vi vuole nessuno. Vediamo di qua invece. Ok, qua si può proseguire. E tu sei una furia. Beh, due colpi le facciamo fuori, quindi. Però non possiamo avanzare. Cioè, o meglio, non possiamo avanzare. Ciao. Non possiamo avanzare oltre questa parte. Se però riesco a prendere quel digin di terra, sono contento. E mi sa che non riusciamo, sai? Mi sa che non ce la famo. Un'asta arrugginita, beh. Non è molto, ma è già qualcosa. Magari ci esce fuori un'asta bella. Però quel digin di terra, a meno che, no. Ah no, c'è. C'è, meno male. Dai, almeno due premi già l'abbiamo ottenuti. Mi spiace solo che dobbiamo darlo a lei e quindi tenerlo disattivato, però... Combattiamo! Adesso ti attacco, stronzo! Eccoci qua. Tu sei Digin di Venne, giusto? Il nome ce lo dice dopo. Forza Flash! Perfetto, psicoenergia bloccata. Assornude! Nube. Hero Raiden! Wow! Cioè, l'unico che non ha fatto l'animazione è l'unico che attaccava forte. Bravo. Hero Raiden! Bella! Peccato che sia probabilmente per un'arma che
tra non molto lasceremo giù. Peccato, tra l'altro. Plic. Fusione. Fusione. Inizia un potente attacco di squadra. Allora, piazziamole e tu diventi un indovina perdendo tutto. Wow, il Digi Indivenere che prima era uno di quelli che era sotto, adesso è risalito. Ma che bello sulla tartaruga. Quindi abbiamo un altro dungeon opzionale che per il momento è bloccato da una parte perché abbiamo bisogno di un'altra psicoenergia che al momento non abbiamo. Dunque, è rimasto solo da visitare questa zona qua. Tutto il resto erano piccole isole, a parte questa che è bloccata, che ci hanno dato tutta sta missione animale. E le muria, ovviamente.